Bentrovate amiche, bentrovati amici di Agricoltura Oggi, puntata 1247. Io vi raccomando sempre, c'è la rubrica televisiva, ma c'è anche il nostro sito agricolturaoggi.com, lo spazio su YouTube, i nostri contatti social su Facebook, su l'ex Twitter, oggi si chiama X, e poi ancora Instagram, e ci fermiamo qua per il momento. Noi cominciamo subito con una prima serie di notizie che speriamo siano interessanti e utili. La mobilitazione degli agricoltori che a Bruxelles, sede delle istituzioni europee, ha raggiunto anche livelli di alta tensione, ha fatto sì che alcuni provvedimenti dati ormai per scontati nel loro rigore siano stati rivisti e corretti. L'Unione Europea riconosce il ruolo dell'agricoltura per la salvaguardia dell'ambiente ed è impegnata a garantire la fertilità del terreno, venendo però incontro alle esigenze degli agricoltori con regole più flessibili. In pratica si è deciso di eliminare l'obbligo di rotazione annuale sulle singole particelle, sostituendolo con la diversificazione che era in vigore con il vecchio greening. Eliminare l'obbligo di destinare a riposo il 4% dei terreni e seminativi, rendere più flessibili gli obblighi relativi ai periodi di copertura minima del suolo. Furti di piante dai vivai ed aree pubbliche, se ne è occupata anche Confcooperative Fedagri Pesca Toscana. Il presidente Stefano Gori si è rivolto ai cittadini con un appello che richiama la costante attenzione e vigilanza. Analizzando il preoccupante fenomeno dal punto di vista sociale, il presidente ha definito inquietante che le piante siano state rubate appena piantate lungo le strade. Sembra che questo genere di reato si stia diffondendo, alimentando un vero e proprio mercato nero, e le conseguenze sono dannose per l'ambiente, in particolare per quello più urbanizzato, che delle piante ha certamente più bisogno per migliorare il benessere dei cittadini. Le nuove regole per l'etichettatura del vino diventeranno operative a partire dal 24 giugno 2024. La Commissione UE aveva deciso di inserire nel QR code il termine completo ingredienti invece della sola I in etichetta, condannando di fatto al macero tutte quelle già stampate dai produttori che pensavano invece di essersi organizzati per tempo. Per non lasciare soli i produttori, con un decreto il Ministero ha deciso di posticipare appunto l'entrata in vigore di queste nuove regole. Nel frattempo si spera che l'Unione decida di mantenere nel codice QR la sola lettera I. Coldiretti sottolinea come i produttori siano sotto attacco da parte dell'Unione Europea, ricordando le preoccupazioni per le allarmistiche etichette dette salutistiche o l'eliminazione totale o parziale dell'alcol anche nei vini a denominazione di origine, fino all'autorizzazione della produzione e commercializzazione di vini ottenuti dalla fermentazione di frutti diversi dall'uva come lamponi, ribes, e che è questa pratica poi molto diffusa nei paesi dell'est. E non dimentichiamo i rischi legati alle richieste di riconoscimento di denominazioni che evocano le eccellenze made in Italy, come nel caso del Prosek croato. Il presidente di Assoenologi, Riccardo Cotarella, interviene sulla necessità di garantire la corretta irrigazione del vigneto, evitando il cosiddetto fai da te, attenendosi alle regole. In questo modo si potranno ottenere risultati anche superiori a quelli del periodo pre-cambiamento climatico. L'approccio tecnico-scientifico deve riguardare la scelta del giusto portinnesto, la gestione del verde, la prevenzione delle malattie. L'irrigazione intelligente, rammenta, si dovrà praticare a giugno, quando il vigneto ne avrà più bisogno,
tenendo conto delle probabilità elevate di scarsità idrica, sarebbe opportuno provvedere alla realizzazione programmata di bacini di raccolta idrica. Per questo Assoenology si è rivolta al Ministero proponendo l'utilizzo di una parte dei fondi OCM per la realizzazione di quelle opere. Il livello tecnico-scientifico degli agricoltori, aggiunge Riccardo Cotarella, è ora di livello superiore e molti viticoltori si sono già attivati per raggiungere quell'obiettivo. Purtroppo non tutti dispongono dei fondi necessari. Pertanto una valutazione opportuna del Ministero sarebbe auspicabile. Con Gianluca Marchesani, ambasciatore del vino, così ha voluto l'Associazione Nazionale Città del Vino, presieduta da Angelo Radica, l'abruzzese Angelo Radica, ci porta in Senato, perché proprio l'Associazione Nazionale Città del Vino, ma c'era anche il Movimento Turismo del Vino, hanno presentato delle riflessioni, delle considerazioni, un convegno, insomma, dedicato all'enoturismo. Siamo all'interno del Senato della Repubblica Italiana, Enoturismo 4.0, uno strumento fondamentale e necessario ad uso delle cantine per poter sviluppare al meglio il turismo del vino e di conseguenza i nostri territori. Ne parliamo insieme al presidente dell'Associazione Nazionale Città del Vino, Angelo Radica. Sì, noi oggi a Palazzo Giustiniani qui al Senato abbiamo presentato Enoturismo 4.0, che è la 18ª per noi di Città del Vino edizione dell'Osservatorio sull'Enoturismo, fatto quest'anno da Nomisma, quindi leader nelle ricerche sul vino e negli studi sul vino. Lo abbiamo fatto insieme al Movimento Turismo del Vino e alle Donne del Vino, e viene fuori uno spaccato che da un lato è positivo, perché certifichiamo un avanzamento della preparazione delle cantine nell'accogliere turisti, nuovi servizi, gran parte delle cantine hanno la ristorazione, fanno degustazioni, fanno iniziative legate allo sport, alla cultura, però molto c'è da fare, in particolare nell'offerta dei servizi, nella professionalità delle maestranze, in particolare nel fare sistema. Molto spesso sia gli imprenditori che i sindaci lamentano una scarsità delle informazioni presenti sul mercato, una inadeguata digitalizzazione e a volte anche le infrastrutture non consentono di raggiungere facilmente le cantine. Lo studio di Nomisma è stato commissionato anche dal Movimento Turismo del Vino. Il presidente nazionale Nicola Dauria. Sicuramente l'enoturismo oggi rappresenta un volano importantissimo per lo sviluppo e la vendita del vino. Per quale motivo? Oggi il trend di vendita dei vini sappiamo tutti che sta leggermente in calo, invece l'enoturismo è in salita. Ma l'enoturismo è in salita perché oggi è un'evoluzione di promozione del territorio inteso a 360 gradi. Abbiamo visto i numeri che vediamo sono importanti. Dobbiamo giocare una grande partita, dobbiamo essere tutti uniti, e oggi la dimostrazione di tutti questi attori per la realizzazione di questo osservatorio, che ci permetterà sicuramente di crescere di più. Sicuramente abbiamo bisogno di formazione data dai numeri, ma formazione data anche dalla preparazione di noi produttori, di chi insieme a noi lavora nell'accoglienza. Oggi l'accoglienza è fondamentale, ma non è solo promozione del vino, è promozione del cibo, promozione del territorio a 360 gradi. E questo sicuramente ci farà crescere in maniera importante. Il Movimento Turismo del Vino è stato bravissimo, si è inventato cantine aperte 30 anni fa, oggi abbiamo bisogno certamente di qualcosa di più, qualcosa per far alzare un po' l'asticina. Un turismo di qualità, non sicuramente di grandi numeri, perché noi vogliamo, come prima si diceva, far bere bene, bere poco, bere consapevole. Il vino è anche cultura del vino e quindi anche storia, e su questo bisogna lavorare in maniera importante. Enoturismo 4.0, le donne del vino. Al microfono la presidente nazionale Daniela Mastroberardino.
Le donne hanno portato uno spirito diverso nelle cantine e hanno favorito l'inclusione in primis, ma anche e soprattutto una maggiore presenza di nuove tecnologie. E questo è decisamente importante per lo sviluppo del turismo del vino, perché il turista vive di tecnologie, vive di uno smartphone, e dunque essere al passo con i tempi nell'uso delle tecnologie nelle cantine è decisivo per rendere questa attività un'attività profittevole. Donne in numero sempre crescente che occupano posizioni apicali, quindi non più corollario di un'azienda, ma elemento fondamentale. Le donne rappresentano le manager di un'azienda agricola con o senza cantina su tre, che può sembrare ai più un grandissimo risultato, e lo è, perché obiettivamente è il segno di una profonda rivoluzione che è intervenuta, ma è semplicemente la tappa di un lungo percorso che ci deve vedere impegnate verso la parità di genere. Accordo per incrementare la produzione di sementi da destinare alla filiera energetica. Lo hanno sottoscritto il gruppo Eni e il gruppo BF, con l'obiettivo di sviluppare la produzione di sementi nell'ambito non food. L'operazione dovrebbe compiersi entro il prossimo mese di aprile, dopo aver verificato la possibilità di applicare la normativa della Golden Power e il compimento delle attività societarie strumentali alla realizzazione di questa operazione, nonché all'assenza di eventi che possano pregiudicarla gravemente. L'accordo avrà durata decennale e consentirà la creazione e l'avvio di una divisione di sementi non food all'interno di SIS. SIS è la Società Italiana Sementi S.p.A. Antonio Marascia, avvocato, presidente di Cantina Miglianico, è ora al vertice di Confcooperative Abruzzo. È stato eletto all'unanimità nel corso dell'assemblea regionale che si è svolta a Mosciano Sant'Angelo venerdì 16 febbraio. Succede a Massimiliano Monetti, architetto, che è stato protagonista di un'intensa governance di questa grande confederazione alla quale aderiscono oltre 300 imprese con un fatturato complessivo che supera il miliardo di euro. Massimiliano Monetti resterà presidente nazionale delle cooperative di comunità. Nel suo intervento di saluto, il neopresidente Antonio Marascia si è impegnato a garantire grande attenzione per lo sviluppo, la formazione, la progettazione, per garantire sostenibilità alla Confederazione e far crescere l'intero movimento cooperativo abruzzese con una maggiore presenza sul territorio e per stimolare la crescita di altre cooperative. Queste sono immagini del neopresidente di Confcooperative Abruzzo realizzate nel corso dell'intervento alla mobilitazione dei viticoltori abruzzesi a Villa Magna lo scorso dicembre 2023 per la protesta sui danni causati dalla peronospora. Congratulazioni, buon lavoro da Agricoltura Oggi al neopresidente di Confcooperative Abruzzo. Noi andiamo avanti adesso, ritorniamo sul Festival AgriChef Abruzzo. AgriChef, questo contest è promosso a livello nazionale da CIA Agricoltori Italiani. Ci sono delle fasi regionali e poi una fase nazionale che sarà a Roma. Noi abbiamo già seguito una parte convegnistica di quell'incontro del febbraio scorso. Ci torniamo su con il concorso per parlare soprattutto della bella collaborazione tra i ragazzi dell'istituto che ha ospitato questa manifestazione e gli imprenditori agrituristici che sono stati impegnati in cucina con le loro ricette della tradizione. Festival AgriChef Abruzzo 2024 è stato ospitato dall'Istituto Crocetti Cerulli di Giulianova lo scorso 29 febbraio. Sei aziende si sono confrontate con ricette della tradizione preparate con la collaborazione dei giovani studenti dell'istituto.
un istituto di istruzione superiore nel quale è possibile frequentare corsi di turismo e accoglienza, servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità, tecnico dei servizi di ristorazione e tecnico dei servizi commerciali. Ecco l'abbinamento di ricette e agriturismi che hanno caratterizzato l'evento. Cicoria Cace Ov, agriturismo Campo Letizia di Miglianico. Sagne appezzate con ventricina, agriturismo Parco degli Ulivi Vasto. Chitarra al Monte Pulciano, agriturismo Locanda degli Eventi, Miglianico. Scrippellen Bus, agriturismo Lidia di Teramo. Granetti con fave, agriturismo Cilli di Pineto. Le fregnacce dell'agriturismo Boccabella di Penna Sant'Andrea. Tutte le ricette sono state molto apprezzate dalla giuria composta da rappresentanti dell'istituto, un docente Eustachio Cannavale e un'allieva Elisa Castroni, e poi dagli esperti di enogastronomia, i professori Gino Primavera, Francesco Galiffa e Leonardo Seghetti e Mariano Nozzi, direttore di CI Agricoltori Italiani dell'Abruzzo. Una tra queste aziende parteciperà alla finale che si svolgerà a Roma nel mese di maggio. Ce la presenta Domenica Trovarelli, presidente regionale di Turismo Verde, l'organizzazione di CI Agricoltori Italiani che si occupa del mondo dell'agriturismo. E quindi l'azienda che ci rappresenterà a Roma è il Parco degli Ulivi con le Sagne. Una dichiarazione, siete felici, contenti? Allora, sicuramente non ci saremmo mai immaginati di arrivare a questo traguardo. Siamo commossi. Molto, molto commossi. Complimenti. Grazie. Hai studiato parecchio, perché ho notato che le presentazioni... No, è stato un piatto che mi è interessato molto, già dall'inizio quando mi è stato assegnato, poi dopo anche conoscendo loro, bellissime persone, bravissimi in cucina, quindi sono molto contento di questo traguardo. Ti ricordi come ti chiami? Alessandro Rosini, della quinta C di Enogastronomia. Grazie. Complimenti. Grazie, grazie di cuore. L'impegno dei giovani dell'Istituto Crocetti Cerulli di Giulianova è stato notevole, non soltanto per gli aspetti tecnici, dunque la realizzazione dei vari piatti, ma anche per cercare di comprenderne le origini. Ecco alcuni esempi. Noi oggi portiamo i granetti con le fave. C'è uguale. Siamo Boschi e oggi presenteremo i granetti, che sono un piatto tipico della tradizione contadina teramana. E venivano dati principalmente alle donne che allattavano per una migliore montata lattea, e i granetti dal loro nome deriva dalla loro forma, perché hanno la forma dei chicchi di grano. E per gli ingredienti, i granetti vengono fatti con farina, acqua, sale, pepe, fave fresche e peperone crusco. In alternativa si possono fare anche con guanciale pecorino. Le fregnacce sono un piatto che in abruzzese significa molto facile, semplice da preparare, e infatti ha pochi passaggi e gli ingredienti sono reperibili praticamente a chiunque. È un piatto sviluppato molti anni fa dai contadini, che appunto non avevano tante materie prime per preparare dei piatti, e hanno inventato questo piatto con quello che avevano a mano. Voglio aggiungere un piccolo, diciamo, confronto che abbiamo fatto noi riflettendo su questo piatto, cioè noi abbiamo confrontato questo piatto Abruzzo forte e gentile, perché va bene che il sapore delle erbe spontanee potrebbe risultare leggermente amaro, ma con il connubio tra l'olio, le uova e il formaggio potrebbe dare un sapore in bocca molto, molto gradevole e soprattutto gustoso. Grazie.
Aspetto interessante di questa edizione del Festival AgriChef Abruzzo 2024 è stato anche il coinvolgimento dei giovani studenti nell'abbinamento vino-cibo. Precedentemente, essendo un piatto comunque che può risultare amaro, aggiungiamo, accompagnato con un vino, un trebbiano d'Abruzzo, ha dei sentori acidi, quindi che concorda col piatto che andrete a provare. È un vino che non è molto pesante, ha una percentuale alcolica del 12%. L'annata è del 2022. Ancora due notizie in questa puntata di Agricoltura Oggi che state vedendo e state vivendo insieme a noi. Una notizia riguarda ancora il vino, andiamo in Francia però, per una decisione molto particolare che riguarda il mondo IGP. E poi parleremo della Coldiretti, che è stata al Brennero per verificare che cosa succede quando molti container passano il confine per portare in Italia prodotti dell'agroalimentare. In Francia l'Istituto Nazionale per l'Origine e la Qualità dei Vini e Identificazione Geografica ha dato il via libera alla riduzione della percentuale d'alcol anche per questa tipologia di vini. La notizia è stata diffusa dal presidente dell'Istituto Eric Paul, che ha spiegato come si sia giunti a questa difficile decisione dopo molti confronti e degustazioni per verificare i livelli di garanzia di qualità. Eric Paul ritiene che questa soluzione potrebbe consentire la creazione di una nuova offerta e la conquista di un nuovo segmento di mercato, senza però pregiudicare le radici territoriali. La riduzione alcolica per i vini certificati IGP potrà scendere fino a 6 gradi. Il livello sinora consentito era di 8,5. Coldiretti è tornata al confine del Brennero per scovare potenziali minacce per il Made in Italy. Secondo Coldiretti, in ingresso nel nostro paese sono molti container con prodotti che potrebbero essere facilmente rilavorati e successivamente venduti come fatti in Italia. Al Brennero è stata anche avviata la raccolta di firme per una legge europea di iniziativa popolare sull'obbligo di etichettatura che attesti l'origine di tutti i prodotti in commercio. C'è anche il caso del fake arrosticino. Il presidente regionale Martinelli denuncia infatti che più di 3 arrosticini su 4 sono prodotti con carne straniera e questo penalizza sia l'allevatore che il consumatore. Amici di Agricoltura Oggi, siamo giunti al termine di questa puntata, grazie per essere stati con noi, continuate a seguirci sul nostro sito come diciamo sempre e poi ci sono i nostri contatti social, Facebook, X, ex Twitter e poi Instagram, in verità aggiungerei anche Telegram, stiamo sperimentando ma non ne siamo ancora convinti del tutto, TikTok. Grazie per essere stati con noi, alla prossima! Thank you.